Ciao a tutti, sono Irene Inzizza, sono un'ex alunna dell'Istituto di Istruzione Superiore Leopoldo Pirelli. Vorrei raccontarvi un po' della mia storia, del mio percorso. Io facevo parte dell'indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing Sistemi Informativi Aziendali, ovvero del ramo economico con indirizzo informatico. Ho deciso di frequentare il Pirelli in primis per il corpo docenti e poi per la sua struttura. Non so se abbiate avuto modo di visitare la scuola, visto il momento in cui ci troviamo, però posso garantirvi che tutte le aule e i numerosi laboratori sono attrezzati di tutto punto per lo svolgimento delle attività didattiche, anche in modo diverso e interattivo. Oggi, con la situazione che stiamo vivendo, con la didattica a distanza, sono sicura che questa scuola è in grado di fornire comunque un ottimo servizio, visto la grande attenzione alla tecnologia e all'innovazione che c'è sempre stata. E posso dirvi di me che in 5 anni a Pirelli ho avuto l'opportunità di raccogliere tutti gli strumenti e gli insegnamenti che mi sono serviti poi a poter intraprendere sia una carriera universitaria che una carriera nel mondo del lavoro. Io ho tentato entrambe le strade e oggi mi sto dedicando pienamente al mio lavoro. Sappiamo che l'Italia sta vivendo un profondo momento di crisi e che tra noi giovani è molto difficile trovare lavoro e trovare una buona occupazione che non sia precaria o che permetta comunque il sostentamento. Io, grazie al bagaglio di conoscenze e di competenze che ha saputo fornirmi la scuola, a soli 21 anni, sono un'impiegata della società Sogei, partecipata del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Questa società si occupa di tutti i software per la gestione anagrafico-fiscale dell'Agenzia delle Entrate. Questo vuol dire che forniamo i software all'Agenzia delle Entrate per fornire i servizi al cittadino e per i controlli amministrativi, fiscali e finanziari che si svolgono quotidianamente. Quindi è una società molto importante, con un ruolo molto importante. Non ce l'avrei fatta se non avessi avuto il bagaglio di conoscenze, di competenze, di strumenti, di insegnamenti anche personali che mi sono stati dati dai miei docenti, che ancora oggi ringrazio tantissimo. Ognuno di loro ha saputo non solo insegnarmi la loro materia di competenza, la propria materia di competenza, ma ha saputo insegnarmi come relazionarmi con persone al di sopra di me, con persone più grandi o comunque mi ha insegnato a collaborare e a fare gioco di squadra. E questa è stata una delle cose che mi ha permesso di ottenere questo lavoro. Quindi devo dire grazie sia per gli insegnamenti scolastici sia per gli insegnamenti di vita. E che altro posso dirvi? È un'ottima scuola. Purtroppo questo momento è difficile per chiunque, per qualunque scuola e per qualunque lavoro. Però se ognuno di noi fa il suo e raccoglie quello che gli viene dato, sicuramente si porterà dietro un grande bagaglio che gli offrirà tante opportunità, così come è successo con me. In bocca al lupo a tutti e buona fortuna.